alla 75esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Siamo con Pietro Masotti e Luca Michele Cirasola. Pietro, allora, attore e cantante. Nella fiction Il Tenebroso, sei un mascalzone che cerca di rubare la donna, le donne altrui, ma chi è in realtà Pietro Masotti? Ma io sono tutt'altro che tenebroso e tutt'altro che mascalzone. Sono una persona molto equilibrata che ha paura dei cambiamenti, quindi mi basta una donna e me la tengo stretta. Dunque non è tenebroso. No, però il fatto delle donne degli altri, io ancora il dubbio ce l'ho, perché quando abbiamo girato insieme il film... Sì, io sospetto che suo figlio in realtà... È uguale a lui. Uno dei tre. Devo tornare a parlare con mia moglie. Erano altri tempi. Sì, non c'era la rira, c'era comunque lei. Ho messo la testa a posto, diciamo, che adesso ho messo la testa a posto. Sì, adesso è un'altra persona. Allora parliamo dei progetti futuri. Mangiare, a un certo punto stasera non sarebbe male andare a cena, magari dopo la cerimonia di premiazione, però prima che vada via la carrozza di chi era? Cenerentola, no? Sì, esatto. Progetti futuri? Io progetti futuri sempre verso il paradiso, sempre in paradiso, perché insomma c'è ancora da lavorare tanto, sono ancora tante scene, tante puntate da girare. Quindi al momento insomma siamo focalizzati su quello. Sono focalizzati, mi sto del plurale maiestà. Perché l'ha data a me, non ti volevi sentire inferiore, quindi anche tu, voi, Pietro Masotti, è giusto? Stai pure vestita abbastanza da voi. Da noi? Abbastanza da noi. Ventenni, esatto. Diciamo. Voi insieme volete dare un ultimo saluto ai telespettatori del festival? Ma anche alle telespettatrici del festival. Esatto. E... che dire, noi siamo orgogliosi che il nostro film faccia parte di questo, Rudy Valentino, il divo dei divi, regia di Nico Cirasola, faccia parte di questo festival bellissimo. Rodolfo Valentino, che torna a Castellaneta, lui l'attore che ha potuto fare Rodolfo Valentino, da qui è nata l'idea del paradiso, tutta quella, esatto, vabbè. Che giustamente quando torna in terra. Che responsabilità però, insomma. Tu, grazie a te Pietro, tante cose belle sono accadute e ancora ne accadranno, perché Pietro è una persona bella. E questo è raro da trovarsi, è una persona pulita e anche questo è raro da trovare, ed è una persona che mi deve da 100 euro quando finiamo l'intervista. Ah, 100, non erano 50. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.